Bentornati in studio con Punto e a Capo. Come detto poco fa, anche oggi, come ogni venerdì, torna la nostra rubrica dedicata alle donne. Come Thelma e Louise, sapete, il mondo e l'universo femminile però visto in diversi modi, in modo irriverente, in modo più serio. Insomma, cerchiamo di andare ad esplorare a 360 gradi l'universo femminile. E questa sera ci ha raggiunto in studio Maria Francesca Garritano, in arte Mary Garrett. Ciao. Francesca, ballerina della Scala, e lo mettiamo in pole position perché da quando hai 16 anni tu balli alla Scala, però anche scrittrice, e ci è venuta a presentare questa sera un suo libro che, guarda caso, si intitola La verità, vi prego, sulla danza. Intanto, non ti abbiamo distolto dalle prove alla Scala? No. Ho finito in tempo e sono riuscita ad arrivare. Insomma, la tua storia personale è la storia di una ragazza che a 16 anni decide di arrivare a Milano. Sì, io praticamente sono calabrese di Cosenza e studiavo danza da quando ero piccolissima in una scuola di danza privata. Come tutte le bambine volevo fare la ballerina, quindi crescendo questo sogno è diventato sempre più preponderante. Alla fine ho deciso di provare la strada della Scala, che comunque in Italia è il teatro più importante. Certo. E ho fatto l'audizione alla scuola di ballo, sono stata presa, ho fatto 2 anni di scuola, mi sono diplomata e poi sono entrata in corpo di ballo dove lavoro attualmente. Ecco, come sta andando? Come è iniziata l'esperienza e come sta procedendo? Ma l'esperienza è iniziata come una favola, perché chiaramente io stavo realizzando il mio sogno. E c'è da dire una cosa, che la danza rimane comunque una sorta di favola nella mia vita, però strada facendo mi sono accorta purtroppo che le cose non sempre sono come sempre. Infatti, quando si pensa al balletto, alla danza, no? Si pensa appunto alla favola. Intanto stiamo vedendo anche delle immagini che ti riguardano, però nel tuo libro La verità, vi prego, sulla danza, dobbiamo puntare l'accento proprio sulla verità, perché tu racconti quelle insidie, potremmo definirle così, che si nascondono dietro le scarpette da danza. Sì, perché? Sì. C'è da dire una cosa, che ho deciso di scrivere questo libro all'inizio come una sorta di sfogo e soprattutto perché volevo lanciare un messaggio e una riflessione e sperare che si aprisse un dibattito riguardo al mondo della danza e soprattutto al mondo della danza che diventa un lavoro come quello che svolgo io all'interno del teatro alla Scala. Perché purtroppo l'artista, quando riesce a realizzarsi, ad esprimersi attraverso quello che gli piace, molte volte si trova in un contesto che non sempre gli permette di vivere appieno e in maniera positiva la sua arte. E allora ho voluto lanciare questa riflessione attraverso il mio libro, traendo spunto da quelle che sono le mie esperienze personali. Infatti è la mia verità, quindi non la verità assoluta. Quello che hai vissuto tu comunque. Esatto, però visto che arrivano da un'esperienza personale di una ragazza che comunque vive in quel mondo lì, possono essere, tra virgolette, credibili, no? Ho detto, chissà, magari la gente inizia ad interessarsi e soprattutto anche gli addetti ai lavori, che solitamente alcune cose non sono in grado di denunciarle, forse prendono forza e coraggio da questa mia riflessione e cominciano a fare dei passi in avanti. E comunque in questo è stata senso. Una mossa molto forte, perché sì, tu sei ancora nell'ambiente, no? Sì. Quindi se ne fossi uscita, capirei. A un certo punto dici, basta, ho chiuso con questo mondo, denuncio quello che no, a mio parere c'è. E io l'ho fatto apposta, perché io amo quello che faccio e vorrei che il posto in cui sono migliorasse e che quindi il mio modo di esprimersi e quindi quello anche di tantissimi ballerini potesse essere reso migliore dall'ambiente in cui ci troviamo. È proprio per questo che l'ho fatto, perché quando lo fa qualcuno che ha già finito, diciamo che la battaglia è già persa, no? Invece sì, in questo modo ho detto, io lo faccio un tentativo. Come lottare in prima persona mentre esatto, sei ancora nel pieno, esatto, insomma, sì, della cosa. Sì. Ma nel libro tu parli di, chiamiamoli compromessi, no? Sì. In un ambiente come questo sicuramente ce ne sono tanti, ma anche compromessi molto così, non, cioè, un po' velati. Assolutamente. Delle cose che vengono richieste a voi, soprattutto che siete molto giovani, perché sì, è naturalmente un lavoro che si intraprende in giovane età e che fanno, insomma, anche traballare un po' in generale la vita sì, di ciascuno. In che sì, senso? Quali sono questi compromessi di cui parli? Ma possono essere diversi tipi di compromessi. Cioè, ci sono spesso dei ragazzi che vengono
come si dice, sottomessi in maniera subdola da chi ha più potere decisionale all'interno della compagnia, e quindi molte volte in virtù del fatto che si può perdere il lavoro o si può perdere la possibilità di danzare un ruolo, molte volte vengono richiesti dei comportamenti che in realtà non sono quelli dovuti, perché il nostro lavoro è quello di entrare in una sala ballo, fare del proprio meglio e uscire, punto. Cioè non ci dovrebbe essere altro. Quindi molte volte si va incontro a queste cose, ed è per questo che io denuncio il fatto che non sempre la meritocrazia vince. Perché in questo no, assolutamente. Lavoro. Infatti io parlo di questo libro, in questo libro parlo della danza facendo venire fuori quelli che sono gli aspetti di tutti gli ambienti lavorativi, perché poi alla fine quando diventa un lavoro purtroppo i meccanismi sono quasi sempre gli stessi. Tu sei anche in causa col teatro? Io sono in causa col teatro, sì, perché praticamente dopo tanti anni in cui ho danzato e danzo tuttora, ho debuttato un paio di settimane fa nel ruolo principale del Lago dei Cigni, ho danzato un sacco di ruoli da solista e da prima ballerina, il teatro non mi ha ancora riconosciuto la promozione nella categoria, ma non l'ha fatto solo con me, con tantissimi altri ballerini, perché c'è una cosa importante da spiegare. Noi abbiamo un contratto che prevede l'obbligo di danzare ruoli da solista e da prima ballerina, le donne e gli uomini viceversa. Se però si diventa primi ballerini, ci si può rifiutare, perché per contratto non è previsto, di danzare dei ruoli da corpo di ballo, che sono due categorie inferiori. In questo modo il teatro preferisce, almeno questo è il mio parere, non fare questi passaggi di categoria, perché nel corso del tempo sono stati fatti per merito, ma non a tutti e non quando era giusto farli, perché in questo modo ti può utilizzare sempre e più possibile in tutte le categorie. Quindi è chiaro che un sistema di questo tipo, per quanto mi riguarda, oltre ad essere ingiusto, va a penalizzare il riconoscimento, perché io posso danzare come toile, come prima ballerina, ma poi alla fine non risulto avere quella nomina. Chiaro, quindi insomma vuoi che vengano riconosciuti i diritti vorrei, tuoi, esatto. E di tutti. La cultura in generale in Italia com'è? Perché si è parlato molto di Italia e la cultura in questo periodo. Ma ora io ti faccio una premessa, la cultura è basilare perché alimenta l'animo dell'essere umano, per cui è fondamentale. E sono tristi ovviamente i tagli alla cultura, ma lancio anche qui una riflessione. Ci sono questi tagli perché forse c'è stata una cattiva gestione in passato? Io ho raccontato la mia storia anche per questo motivo, per far vedere che in passato purtroppo ci sono state delle gestioni cattivissime che probabilmente hanno portato a dover fare dei tagli, ahimè, alla cultura, cosa sbagliata purtroppo. Tu dici, perché per spezzare questa catena, però di cattiva bisogna gestione. Bisogna fare una riflessione anche da questo punto di vista, e io spero comunque che ci si rimetta in marcia, perché in marcia è importante. Allora, vediamo ancora un istante il libro di Maria Francesca, che fa luce su appunto il mondo della danza, anche sulle sue insidie. Abbiamo solo detto in parte quello che ci ha riportato, ma insomma bene non svelare tutto quello che si può leggere. Certo. Complimenti. Grazie. Ti verremo a vedere danzare allora. Speriamo, dai. E adesso grazie. Dalla danza passiamo allo sport.